Teatro Romano d'Oste, Alberto Marolda, siamo con Gazze Max, Max Gazze. Allora, un concertone, 3.000 persone pronte, e la musica cambia, siamo qui, però oggi c'erano notizie tremende, la borsa che crollava, il mondo che non si sa che finisce, poi arrivi tu, fai la tua musica, la gente impazzisce e non ricorda più nulla. Ma diciamo che fortunatamente, anche se in maniera, non so fino a quando questi sistemi economici per ora insomma, influenzano la creatività fino a un certo punto, almeno io non penso, non lo sapevo nemmeno, vedi, che era, anche perché io credo che era tutto premeditato. L'impressione che hanno in parecchi, devo dire. Penso che ci siano dei sistemi che fanno crollare e rialzare le borse per dei giri di cui non sappiamo nulla in realtà, quindi un sistema proprio monetario che è una grande farsa dagli ultimi 300 anni è destinato a crollare e a sfasciarsi inevitabilmente, e penso che questo ultimo periodo e le cose, io penso che ricorderemo questo periodo di crisi come i tempi migliori rispetto a quello che verrà nei prossimi anni, ma è l'ultimo respiro del drago, sai? Aia, queste sono cose serie, cioè non è Molto, sì. davvero serie. Ma in tutto questo, appunto, allora il fatto che la gente si affidi a voi chansonnier, a voi cantastorie, va. Non so fino a che punto ci si affidi, però poter regalare dei momenti sublimi come quelli della percezione di una musica, di un'emozione, Ciao, sono quello che ho incontrato alla festa. Ti ho chiamata solo per sentirti e basta. Sì, lo so, è passata appena un'ora, ma ascolta. C'è che la tua voce chissà come mi manca. Se in quello che hai detto ci credevi davvero, vorrei tanto che lo ripetessi di nuovo. Dicono che gli occhi fanno un uomo sincero. Allora stai zitta, non parlarmi nemmeno. Posso rivederti già stasera, ma tu non pensare male adesso. Ancora il solito sesso. Veicolare degli stati emotivi è un privilegio, è una gioia, è una forma d'arte che in sé proprio significa proprio riuscire a cogliere un significato emotivo dalle cose, per cui è artista colui che produce artefatti, ma anche chi è in grado di ascoltarli. Che saranno carezze, se per averti un pochino almeno servisse, posso rivederti già stasera, ma tu non pensare male adesso, ancora il solito sesso. Questo è un concetto interessante, cioè anche chi è in grado di sentire la vostra arte, di Certo. seguirla, forse in qualche maniera avvicinandosi, magari non agli stessi vostri mezzi artistici, però ascoltandovi forse può Ma avvicinarsi. l'opera d'arte in sé è un processo, non è necessariamente l'oggetto in questione. Io posso anche, capito, prepararti un buon piatto di cucina e lo faccio con amore, con passione, lo faccio con tutta la gioia e la volontà di fartelo gustare. Nel momento in cui l'assaggi e dici che è buono, diventi un'opera d'arte anche tu. Quindi il mezzo di trasporto è la pasta o il cibo che io produco, o è la mia capacità del prepararlo. Fa sì che io riesca a fartelo gustare al meglio. Chiuderò la curva dell'arcobaleno per immaginarla come la tua corona, e con la riga dell'orizzonte in cielo ci farò un bracciale di regina. Ma se solo potessi un giorno vendere il mondo intero in cambio del tuo amore vero. Senti, ma in questa maniera, tra l'altro, tu sperimenti, perché proprio perché vuoi migliorare sempre di più la tua opera d'arte, sperimenti. Oggi abbiamo sentito degli arrangiamenti davvero interessanti. Tu quest'inverno hai fatto un progetto sui Genesis. Oggi c'erano degli arrangiamenti interessanti e costruiti. Io sono, in realtà non dimentico mai la mia condizione di musicista, poi il fatto che sia cantante, interprete delle mie canzoni,
e che insomma canti delle canzoni poi pop. Ma realtà... Era Lamb Liaison on Broadway, no? Questo l'ho fatto l'anno scorso, quest'anno abbiamo fatto un altro bel progetto dei Pink Floyd, tutto abbiamo fatto Dark Side of the Moon, tutto quanto l'album al completo. E stasera abbiamo sentito... Abbiamo fatto Walking on the Moon, abbiamo fatto... Sì, 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 in realtà abbiamo fatto una piccola... C'era anche Stand Up di... Sì, è un medley, abbiamo avuto come ospite Federico Zampaglione. C'era Federico Zampaglione, Tiro Mancino, abbiamo fatto un po' di improvvisazione. E questo elemento dell'improvvisazione non manca mai nei miei concerti, con la band con cui sono molto affiatato spesso. Ci concediamo. Sì, vi guardate, vi... Sì, sì, ma è molto improvvisato, abbiamo proprio dei momenti in cui è improvvisato, non sappiamo come finisce, come sviluppano le cose, non c'è spesso anche le canzoni, le seguiamo ogni sera in maniera diversa perché abbiamo ormai questa capacità di suonare in base a quello che è il momento, non è una performance ripetitiva. Abbiamo visto Clemente a un certo punto uscirsene fuori in un bolero di Ravello, sì, Clemente il pianista. Esatto, ma quindi queste cose accadono in maniera improvvisata, mi danno anche la gioia e lo stimolo di continuare e di vivere un po' anche la musica come momento di happening, no? Quindi ritornando un po' al concetto di ciò che è l'improvvisazione degli anni 70, no? Il momento in cui c'è l'improvvisazione. Che è importante, quel momento creativo in cui non c'è nessuna premeditazione, lì si è veramente in arte, è qualcosa di molto importante, riuscire a suonare sapendo come riuscire a improvvisare insieme delle cose, è un grande privilegio, una grande sfortuna riuscire a farlo con dei musicisti con cui si è affiatati. Senti, in Italia, poi ti lascio libero perché vedo che ti stanno aspettando, ma in Italia si riesce ancora a fare musica? Ma io penso proprio di sì, poi ci sono tanti spazi che non permettono alla gente che fa musica, che merita di essere ascoltata. Ci sono anche molti gruppi giovani che non riescono a trovare più spazi. E questo è un dramma, questo è drammatico, perché io sento delle cose molto interessanti in giro, poi vedo un po' il sistema in cui anche le multinazionali stanno procedendo e non credo che ci sia nessuna volontà di dedicare tempo alle cose, quindi non c'è la progettualizzazione e non c'è neanche una meritocrazia in realtà in tutto questo. Non è un caso che, per carità, io sono un uomo dei Genesis, dei Pink Floyd e quant'altro, ma non è un caso che stiamo ancora parlando di loro. Ma sai, io penso che loro rappresentano un po' un classico, come adesso si eseguono i brani di Mozart, di Puccini, di Debussy, e adesso se dobbiamo prendere un album come Dark Side of the Moon o The Lamb Lays Down on Broadway, sono dei classici del rock e rappresentano un momento storico. Però e quindi, gruppi degli ultimi 3-4 anni, che cosa ricordiamo? Ma io penso che ci sono delle cose che poi ricorderemo nei prossimi anni. Ci sono stati dei movimenti che hanno determinato dei movimenti musicali che hanno scritto una pagina della storia anche di recente. Penso all'ultimo movimento importante, sempre un prodromo del rock, è stato forse il grunge, per dire, Nirvana, queste cose qua. Poi dopo c'è stata una serie di elementi di scimmiottamento delle melodie un po' britanniche, beatlesiane, queste, insomma. Non lo so, io penso che ci siano sempre dei momenti di decadentismo che... Una sinusoide che si muove avanti e indietro. Ma è necessario che ci siano affinché poi possano anche rinascere e arrivare dei momenti di risorgimento, no? Quindi il decadentismo serve affinché ci sia un risorgimento. Perfetto, questo speriamolo in tutto. Come direbbe il tuo ultimo disco, e quindi? E quindi stiamo qui ad aspettare, a contemplare ciò che accade e a contemplare ciò che accadrà, perché fa parte di quel che accade. Ok. Max Gazzè, e quindi?